Ok, allora direi che possiamo iniziare. Ok, vi dico alla fine di questo primo slot di lezione qualcosa poi sul laboratorio. Non ci sono ancora le istruzioni, ma appariranno a breve. Lo dico dopo, così chi arriva un attimo in ritardo non ha il problema di sapere cosa è stato detto, anche se registriamo. Quindi noi questa mattina, come vi ho già anticipato l'altra volta, cominciamo ad occuparci di React, no? Che è ciò che ci porteremo avanti fino a fine corso, ciò che useremo per sviluppare applicazioni web in maniera un po' più seria di come abbiamo fatto finora. Avete provato in laboratorio, abbiamo scritto un po' di JavaScript nel browser, abbiamo manipolato il DOM, quindi creato pezzettini di interfaccia e così via. Vi siete resi conto, spero, che non è una cosa così comoda, semplice, veloce, eccetera. No, abbiamo bisogno di qualcosa che ci dia una mano e in questo corso l'abbiamo identificato con React, che adesso ne discutiamo ampiamente. Quindi, vedo solo che tutto funzioni, sì. Bene, perché usiamo React e non altre cose, diciamo che altre librerie, altri framework che sono disponibili e che in taluni casi sono altrettanto validi, se non forse addirittura di più, non saprei dirvi, ecco. Dunque, ovviamente abbiamo dovuto fare una scelta, no? Il corso ha una dimensione, durata in ore limitata, anche il vostro sforzo deve essere limitato, nel senso che deve essere compatibile con i 6 crediti, quindi abbiamo cercato qualcosa che da un lato fosse abbastanza semplice, da un certo punto di vista, però potente dal punto di vista dello sviluppo delle applicazioni, qualcosa che vi potesse servire anche per il futuro, immediatamente, perché React è ampiamente utilizzato in giro, diciamo così, per il web, nello sviluppo di applicazioni web, e al tempo stesso però noi vedremo React, ma di per sé cercheremo di vedere più che altro una serie di concetti collegati alle applicazioni web che poi andremo a vedere come sono stati implementati e realizzati in React, ma di per sé cerchiamo di concentrarci su un framework, diciamo che ci dia la possibilità di esplorare un po' tutte le principali problematiche che si incontrano in ambito web. Ok? Quindi React, perché dobbiamo scegliere qualcosa, se non scegliamo una libreria non possiamo fare delle prove, degli esperimenti, andare in laboratorio, lavorare e sviluppare. Okay? Però di per sé quello che diciamo, cercherò sempre di sottolineare come si applica le applicazioni web in generale e molto spesso lo ritroverete in qualche altra forma negli altri framework che ci sono in giro. Quindi uscite da questo corso. Non so, dovete programmare un'applicazione web per lavoro, per qualsiasi motivo, e usate un altro framework, avrete sempre una serie di questioni da risolvere che noi in questo corso specificatamente vediamo come sono state risolte col framework React. Per esempio la gestione dello stato dell'applicazione, eccetera, che è una delle cose più importanti in questo ambito. Ok, ovviamente è scritto in JavaScript come tutto ciò che serve per le applicazioni web. Perché vogliamo un framework? Perché avete provato in laboratorio la scorsa settimana, eh? E per chi non ha provato, ci siamo resi conto che andare a scrivere JavaScript così da zero, è possibile, l'abbiamo fatto, però è sicuramente non una maniera così produttiva di usare il proprio tempo per lo sviluppo dell'applicazione web. Se abbiamo qualcosa che ci aiuta in questo senso, è meglio. E questo è ciò che fanno i framework React, ma tutti gli altri framework che trovate in giro. C'è qualcuno che mi ha chiesto negli intervalli, ma perché non facciamo quell'altro framework e così via? Vi ho detto, dobbiamo fare una scelta. React ci sembra un buon compromesso tra, diciamo, tutte le esigenze che abbiamo da soddisfare in questo corso, didattiche, ma anche, diciamo, pratiche, nel senso che avete qualcosa di immediatamente utilizzabile e qualcosa che è utilizzabile anche a un livello abbastanza elevato, nel senso si possono scrivere applicazioni che vanno poi in mano a utilizzatori, quindi applicazioni reali, eh? Lo usa l'industria. C'è dietro Facebook sostanzialmente, a svilupparlo. Ok,
Perché appunto un framework, oltre per il fatto di semplificarci un po' il lavoro, cioè in cosa ce lo semplifica? Beh, per esempio il DOM è nato insieme ai browser, no? Quindi sostanzialmente 30 anni fa, e quindi ha una serie di peculiarità, diciamo, potremmo quasi chiamarli problemi di progettazione, che rendono alcuni aspetti non proprio uniformi. Per esempio, in particolare riguardo i form. La gestione dei form non è del tutto uniforme alla gestione di tutti gli altri tag HTML. Perché? Perché appunto, questo, diciamo, 30 anni fa nessuno si immaginava, forse pochi si immaginavano, che saremmo giunti ad un punto in cui sostanzialmente le applicazioni, quasi tutte le applicazioni, sono realizzate tramite web. E quindi a certe cose non è stata posta attenzione come forse si sarebbe dovuto. Poi, un framework ci dà la possibilità di definire componenti nostri, no? È un po' come quando voi scrivete del codice per un'applicazione, potete creare le vostre funzioni, le vostre librerie e così via, no? È chiaro che noi possiamo fare sempre tutto da zero, però se c'è qualcuno che ci dà una mano in questo senso, ha già svolto, risolto i compiti principali che ci troviamo a affrontare un'applicazione web, è meglio. Poi c'è tutta la questione della gestione degli eventi, che di nuovo è un po' peculiare per certi elementi nel DOM e così via. Un framework ci astrae da questa problematica e, se ben fatto, come appunto è React, ci... come dire, ci rende il tutto abbastanza uniforme, in maniera che noi programmatori non dobbiamo preoccuparci di queste problematiche di più basso livello, quindi a livello del DOM, e anche delle problematiche, diciamo, derivanti dal fatto che non tutti i browser implementano tutte le caratteristiche nella stessa maniera e così via. Insomma, è il compito di una libreria evoluta che fa sì che noi dobbiamo solo più preoccuparci della logica della nostra applicazione e non più di tutti questi dettagli, a destra e a sinistra, dipendenti dal browser, dal DOM e così via. Questo è il vantaggio. Dal punto di vista dello sviluppo ci semplifica, ma dobbiamo anche un po' limitarci, e dico limitarci nel senso che ogni framework ha il suo approccio a risolvere i problemi, quindi dovremo cercare di abbracciare, cioè seguire questo approccio e non, diciamo, fare come vorremmo noi, che magari non seguendo l'approccio del framework, perché beh, da un lato c'è il chiaro rischio che non funzioni, e dall'altro il framework allora non ci semplifica più tutto quello che dovrebbe semplificarci. Quindi ci sono una serie di pattern, cioè di modalità di programmazione dell'applicazione web che vengono col framework, e noi vedremo quelli di React, che da un lato ci costringono un pochettino in questo schema, ma dall'altro, se li seguiamo, ci semplificano di molto la gestione nel caso di applicazioni un po' più complicate. In particolare riguardo lo stato di cui parliamo la prossima settimana nel dettaglio, oggi lo vediamo così a mo' di esempio, ma proprio solo un esempio per provare a iniziare a fare qualcosa, che è uno degli aspetti importanti nelle applicazioni web. Come sempre è pieno di risorse in rete, noi vi consigliamo qualcosa, reactjs.org. Trovate la documentazione, trovate i tutorial e trovate anche questo sito, che però è ancora un po' in beta, che dovrebbe essere una riscrittura della documentazione fatta in maniera un po' più semplice e un po' più, come dire, aggiornata, all'ultima versione di React, che è uscita praticamente pochi giorni fa, la 18. Noi useremo l'ultima versione, non tanto perché siamo fissati con l'ultima versione, ma perché è anche semplicemente la cosa più semplice. Facciamo install, beh, diciamo, il comando si chiama diverso, però mettiamo su tutto il progetto React e ci viene fuori l'ultima versione, quindi siamo in un certo senso stati fortunati che non siamo capitati a cavallo della transizione. Magari c'è ancora qualche piccolo dettaglio da sistemare nel 18, però strada facendo lo sistemeranno, ma di solito non sono cose che impattano dal nostro punto di vista. Ci sono anche dei libri, trovate i link, spesso sono libri anche online, liberamente accessibili, quindi diciamo, come sempre in ambito web è pieno di risorse. Ci sono, visto la diffusione di React, addirittura dei tool di sviluppo per il browser, quindi fondamentalmente
un plugin che vi consiglio di installare per Chrome, per Firefox, che ci consentirà di andare ad analizzare che cosa andiamo a fare in React, quindi la gerarchia dei componenti, lo stato e così via. Quindi quando avremo dei dubbi e vogliamo debuggare la nostra applicazione, abbiamo sostanzialmente questo plugin facilmente installabile nei browser più diffusi che ci consente di andare a ispezionare gli elementi principali dei nostri componenti. Poi c'è sempre il solito debug, ma chiaramente se abbiamo qualcosa di un po' più alto livello è meglio. Quindi andiamo a parlare di React. Quindi cominciamo con questi concetti di base. Di nuovo, io cercherò sempre non tanto di diciamo leggervi le slide e basta, ma di cercare di sottolineare gli aspetti importanti nell'applicazione web perché sono quelli che a noi interessano. Perché noi abbiamo detto insegniamo React in questo corso, ma solo come strumento. Vogliamo capire i concetti, i problemi che stanno dietro. Perché se no uscite di qua con React, magari tra 5 anni, non lo so, Facebook si è inventato qualcos'altro, oppure va di moda un altro framework e così via, e avete una competenza che non vi serve più a niente. È chiaro che l'informatica evolve, non programmate più in C, o meglio, se andate a fare qualcosa di particolare ci programmate, però diciamo, avete imparato i concetti fondamentali e sono i concetti quelli che vi portate dietro poi nella vostra carriera lavorativa. Quindi noi cercheremo sempre di porre attenzione a questi aspetti. Bene, React funziona in questa maniera. Prima di tutto un approccio di tipo dichiarativo. Noi non ci mettiamo mai a manipolare il DOM. Quindi, regola numero uno, non toccheremo mai il DOM. Lo fa la libreria React per noi. Noi dobbiamo dire che cosa ci aspettiamo che succeda. E poi ovviamente scrivere la logica della nostra applicazione, perché siamo solo noi che possiamo conoscere come funziona la nostra applicazione. Ma tutti i dettagli relativi alla creazione, istruzione degli elementi nell'interfaccia del browser e così via, quindi per esempio la manipolazione del DOM, la gestione degli eventi e così via, è lasciata alla libreria, perché per i motivi che dicevamo prima, no? Ci sono questi problemi di uniformità, di piccole differenze tra browser e così via. Quindi lasciamo che faccia la libreria. Noi diciamo cosa vorremmo, con questo approccio dichiarativo che vorrà sostanzialmente dire scrivere delle funzioni che dicono che cosa vorremmo che sia visualizzato. Poi scendiamo più nel dettaglio ovviamente tra poco. Non definiremo mai esplicitamente l'ordine delle operazioni, nel senso le operazioni che vanno a creare i pezzi della nostra interfaccia, ci pensa la libreria. Noi dichiariamo come devono apparire i vari pezzi della nostra interfaccia, quello che chiameremo i componenti. Quindi, adesso vediamo un esempio, perché ovviamente queste sono parole teoriche che ci danno, dovrebbero darci l'idea della filosofia del framework. React usa un approccio di tipo funzionale, nel senso che sostanzialmente noi definiamo i nostri componenti, che sono i pezzi che compongono la nostra applicazione, quindi che sono una tabella che visualizza dei dati, un menu, un form che ci consente di mettere i dati e così via, questi sono i componenti, pezzetti della nostra applicazione, li definiamo come delle funzioni, scritte ovviamente in JavaScript, del motivo per cui abbiamo imparato JavaScript prima di tutto. E poi ci pensa React a realizzarli, a visualizzarli, tramite questo Virtual DOM di cui parliamo tra poco. Noi dovremo concentrarci su gestire lo stato della nostra applicazione. Che cos'è lo stato dell'applicazione e che cosa ha dentro la nostra applicazione come dati e diciamo come questi dati vengono visualizzati. Che è appunto una cosa propria della nostra applicazione. Se trattiamo, non so, come in laboratorio avete la lista dei film, dovrete avere un
uno stato in cui avete questa informazione, in qualche maniera poi andate a pescare da questa informazione, l'utente modifica questa informazione e così via. Questo è lo stato della nostra applicazione. A grandi linee, adesso andiamo poi più nel dettaglio, come vi dicevo, in particolare sullo stato ci andiamo alla prossima lezione. React quindi usa questo approccio funzionale, questo vuol dire che i nostri componenti sono definiti da delle funzioni, da una funzione, anzi, una sola funzione, che prende come parametri in generale lo stato e delle proprietà. Okay? A fronte degli stessi parametri restituisce sempre lo stesso contenuto in termini di interfaccia utente. Cioè, noi diciamo, inserisci un tag di un certo tipo, una lista di tot elementi a seconda di cosa è contenuto nello stato, eccetera, ma se noi chiamassimo questa funzione, che è una normale funzione JavaScript, una seconda volta con gli stessi parametri, l'output è sempre lo stesso. Questo vuol dire approccio funzionale. Vi ricordate quando abbiamo detto del functional programming? L'abbiamo visto, diciamo, nel contesto JavaScript, però abbiamo sottolineato come queste funzioni che usiamo appunto nell'approccio functional programming non devono avere effetti collaterali. Qui è la stessa cosa, cioè tutto ciò di cui hanno bisogno per lavorare deve essere passato come parametro, ok? Se passiamo la stessa cosa, il risultato deve essere uguale. Quindi non ci sono effetti collaterali, non ci sono variabili interne che vengono modificate, interne e esterne, che non sono parte dell'input della funzione, ok? Addirittura ci saranno molte funzioni che realizzano i nostri componenti che non hanno uno stato, perché semplicemente per decidere cosa visualizzare si basano sui parametri passati che vengono chiamate properties, proprietà, oppure props, in terminologia React. Ok? Quindi passo delle proprietà, come una funzione. Che so che mi vedremo, mi crea un bottone, gli passo la proprietà lingua e mi metterà la scritta italiano, inglese, francese, eccetera, a seconda del valore che ho messo in questa proprietà. Okay? Tutte le volte che chiamo questa funzione, con lo stesso parametro verrà fuori lo stesso risultato. Questa è l'idea di React per i componenti. Perché hanno pensato a questo approccio chi ha sviluppato React? Beh, perché questo semplifica molte cose. Perché se io ho una definizione dei miei componenti, cioè i pezzi che compongono la mia applicazione, che a fronte degli stessi parametri mi dà lo stesso risultato, io se so che non sono cambiati i parametri di ingresso di questo componente, so che non cambierà il risultato. Quindi non ho bisogno di andare a richiamare questa funzione di nuovo perché so che il risultato non cambia. Ok? Perché qual è il problema nel momento in cui un'applicazione diventa grande? Che avrete tanti tanti componenti, no? Pensate a un'applicazione complicata, tante viste, diciamo approssimando una vista a un componente, però in genere sono un po' di più per ogni vista. Avete tante viste, avete tanti componenti. Ogni volta che cambia lo stato, cambia qualcosa, dovreste ricalcolare qual è la vista, quindi cosa si vede nella vostra interfaccia web. Quindi andare a cambiare il DOM per riflettere quello che c'è scritto nelle vostre strutture dati, nello stato e eventualmente nelle proprietà passate ai vostri componenti. Se ho scritto i componenti in questa maniera funzionale, se so che non cambia lo stato e le proprietà di questi componenti, posso evitare di andare a riprocessarli, perché se le funzioni sono, come dicevamo prima, idempotenti, immutabili, vuol dire che il risultato sarebbe la stessa di prima e quindi posso avanzare di andare a ricalcolare il componente, quindi a ricalcolare come appare il componente, perché appare nella stessa maniera. Quindi le funzioni sono pure, appunto, va bene, abbiamo detto. E questa è una cosa su cui si basa React. L'applicazione è fatta di componenti. In teoria, questo a livello concettuale, tutta l'applicazione viene ridisegnata nel momento qua in cui qualcosa cambia nello stato, nelle proprietà.
Questo sarebbe l'idea, eh? Questo è il framework nel quale ci muoviamo, secondo la filosofia React. Ma ovviamente se facessimo così nella pratica ci sarebbe un problema, no? Pensate a un'applicazione complicata, tanti componenti visualizzati sullo schermo, voi toccate una cosa che cambia un minimo aspetto dell'applicazione, quindi uno stato di un qualche cosa, anche solo che ci serve a visualizzare, non so, una cosa colorata oppure no, eccetera, si ridisegna tutta l'applicazione. È chiaro che le performance in un sistema fatto effettivamente in questa maniera, in cui si ricrea, ridisegna tutto, non sarebbero sostenibili. E allora cosa succede in React? React ha questa idea di creare un layer tra l'applicazione e quello che effettivamente viene visualizzato dal browser, cioè il DOM, che diciamo, serve a React ad analizzare che cos'è successo e ad aggiornare solo le parti di interfaccia che vanno aggiornate. Quindi quel problema di performance viene risolto da React tramite uno strato che si chiama Virtual DOM, che è una struttura interna nella memoria di JavaScript, gestita interamente da React, diciamo, ottimizza le prestazioni della visualizzazione. Perché? Perché vedremo che diciamo, noi andremo sempre a manipolare questo Virtual DOM tramite, diciamo, le caratteristiche che ci fornisce React. Quindi creare componenti, a toglierli e metterli nella visualizzazione nel Virtual DOM. React si preoccuperà del Virtual DOM di andare ad aggiornare solo ciò che serve quando serve nella DOM reale, che è quello che viene visualizzato dal browser, che è quello che nello scorso laboratorio andavate a manipolare direttamente. Quindi facevate il vostro create node, append child, eccetera, che aveva effetto immediato. In React non scriveremo mai nessuna di queste funzioni, ce l'ha dentro, fa tutto da solo. Noi creiamo qualcosa, manipoliamo il virtual DOM, creiamo elementi nel virtual DOM e così via. Avere questo strato aggiuntivo ci consente anche, come dicevamo prima, di correggere alcune anomalie e asimmetrie presenti nel DOM, queste cose di cui vi dicevo, perché non possiamo andare a modificare come funziona il DOM nel browser. Il browser è dato, no? Il DOM funziona così, è nella guida e, vabbè, e se il form funziona in maniera leggermente diversa dal resto dei tag, ce lo teniamo. Se però noi interponiamo uno strato in cui virtualizziamo tutta questa gestione del DOM, siamo liberi di virtualizzarla come ci pare, quindi ci saranno delle cose rese uniformi che poi in pratica funzionano in maniera un po' diversa, ma noi non le vediamo più. Okay? Come funziona il meccanismo di aggiornamento di React? React, nel momento in cui andiamo a manipolare questo Virtual DOM, calcola le differenze tra il vecchio DOM, diciamo, che corrisponde al vecchio Virtual DOM visualizzato, e il nuovo Virtual DOM dove noi abbiamo fatto le modifiche, e si incarica di fare le modifiche al DOM, quando lo deciderà React, eventualmente, come sottolineavamo prima, ecco, anche nell'ordine più efficiente e così via. Quindi è tutta una cosa che gestisce internamente il React. Ok? Quindi solo le differenze sono applicate per un motivo di performance, no? Voi avete provato in laboratorio a fare questa lista dei film. Vi siete posti il problema: cosa faccio quando schiaccio il filtro? Partiamo sempre dalla pagina vuota. C'è una tabella da riempire, creo tutti gli elementi della tabella facendo il create node, append child, eccetera. Va bene, ok. Schiaccio il bottone del filtro, che faccio? Cancello tutto e ridisegno tutto? Vado a calcolarmi la differenza? È tutto un problema vostro. Qui non abbiamo più questo problema, nel senso che noi dovremmo gestire lo stato, quindi decidere che cosa tenere nello stato dell'applicazione. Ma riflettere questa modifica dello stato sul DOM reale, quindi su cosa si vede nel browser, ci penserà React.
E meno male, perché altrimenti non ci servirebbe a niente il framework, ok? Quindi in pratica noi abbiamo questo DOM virtuale che costruiamo perché i nostri componenti definiscono questo DOM virtuale. Poi quando arrivano delle azioni, per esempio dei click, degli eventi asincroni, il caricamento di dati dal server, eccetera, si vanno a modificare parti dell'applicazione, in particolare si modificherà lo stato, che scatena il re-render, cioè la rivisualizzazione del contenuto. A livello teorico diciamo che tutto viene ridisegnato, in pratica poi React però va a calcolare la differenza e va a modificare con le chiamate vere del DOM, delete node, create node, append child, eccetera, eccetera, solo ciò che effettivamente è stato modificato. Ovviamente la chiave di tutto il meccanismo è che questo algoritmo deve essere il più efficiente possibile. Ma in effetti in React ci sono riusciti bene e l'unica cosa è che dobbiamo avere qualche piccola accortezza che andando avanti nelle lezioni sottolineeremo. Per esempio quando abbiamo le liste, quando andiamo a modificare lo stato, bisogna farlo con le apposite funzioni e così via per far funzionare tutto il meccanismo al meglio. Anzi, senza il meglio per farlo funzionare, perché non possiamo andare a modificare lo stato per conto nostro, perché altrimenti React non si accorge della modifica e questa non viene riflessa nella visualizzazione. Ok, comunque, non spaventatevi, adesso stiamo discutendo dei principi generali. Ovviamente questo è il modo col quale React ha deciso di risolvere il problema. Come messaggio, come concetto, come dicevo prima all'inizio della lezione, deve restarci che c'è un problema nell'allineare il contenuto diciamo, delle strutture dati della nostra applicazione, nell'esempio del laboratorio, la lista dei film, con quello che viene visualizzato nell'interfaccia. Ogni framework avrà la sua maniera di andare ad allineare le due cose. Ok? React ha deciso di allinearle con questo meccanismo del Virtual DOM, cioè ci dà a disposizione la possibilità di modificare direttamente un qualcosa di molto simile al DOM. Tra l'altro, in maniera anche più semplice di come abbiamo fatto la settimana scorsa, quindi non ci chiederà di fare create, node, eccetera, eccetera, che ovviamente, come avete visto, è molto scomodo. Potremo sostanzialmente scrivere il codice quasi come se fosse in HTML. Dico quasi perché in realtà c'è un pezzetto che adesso vediamo che fondamentalmente traduce per noi questo codice HTML in codice JavaScript, ma noi non lo vedremo neanche perché è trasparente per noi. C'è poi tutta la gestione degli eventi che è fondamentale in un'applicazione web, perché tramite gli eventi che l'utente interagisce, fa i click, i doppio click, sposta il contenuto, fa input nei campi, dei form e così via. Avete già provato a gestire il click? Sì, sui filtri, che era da fare, poi chi vuole ha fatto anche il cancella, però fondamentalmente il click, e vi siete scontrati col fatto che bisogna, prima di tutto, avere un modo per aggiungere l'handler, quindi del pezzettino di codice, per dire che cosa fare a fronte dell'evento, no? E secondo, di nuovo, c'era il problema di che cosa faccio per mantenere sincronizzata l'informazione di stato della mia applicazione, cioè la lista dei film, nell'esempio del laboratorio, con l'interfaccia. Cioè, nel momento in cui ho l'interfaccia, ho una lista visualizzata. Nel momento in cui ho memoria, ho un array, ho una lista nella memoria. Quindi ne ho due. Quando cancello una cosa, cosa faccio? La cancello dalla lista della memoria? La cancello dal DOM? Chi è che fa le due cose? C'è qualcuno che una volta che l'ho cancellata dal DOM la cancella nella memoria? O la cancello nella memoria e poi qualcuno si occupa di ridisegnare tutto secondo quello che c'è nella lista in memoria e quindi sparirà dalla interfaccia? Quindi sono tutte queste cose che dobbiamo gestire. Se non abbiamo un framework lo dobbiamo gestire a mano noi. Se abbiamo un framework invece,
faremo come, diciamo, ci suggerisce il framework. Però anche nei framework avremo da gestire gli eventi. Ecco, anche gli eventi hanno, diciamo, qualche piccola differenza di gestione a seconda dei vari tag nell'HTML, quindi dei vari elementi del DOM. Anche questi sono virtualizzati da React in maniera che abbiamo un'interfaccia il più possibile uniforme. Andiamo a vedere il primo pezzettino di codice React, che in realtà, diciamo, praticamente non toccheremo mai, quindi questo è proprio un esempio teorico. Però fondamentalmente React è una libreria. Noi carichiamo il codice JavaScript della libreria React e poi andiamo a chiamare i suoi metodi. Quindi con dei parametri che dicono che cosa andare a mettere nel DOM vero. In realtà nel virtual DOM che poi React allinea col DOM vero. Okay? Questo è il primo frammento di codice che, diciamo, in tutte le applicazioni troveremo. Ovviamente questo è appunto l'esempietto solito Hello World, ma dice a React: guarda, prendi l'elemento React costituito dall'H1 con questo testo, e vai a inserirlo in un certo punto dell'HTML, che costituisce la nostra applicazione. Quindi questo è il metodo che avete visto in laboratorio, no? Document get element by id root vuol dire che partiremo sempre da una pagina HTML in cui c'è un elemento contrassegnato con id uguale root, dove al di sotto di quello, quindi dentro quello nell'albero del DOM, ci sarà tutta la nostra applicazione. Quindi ci sarà fondamentalmente un body div id uguale root, qualcosa di questo tipo. Ok, notate che non ci sono le virgolette, non è un errore. In React si potrà scrivere così e spiegheremo poi tra poco come funziona. Però diciamo a noi qui interessa giusto per farvi vedere qual è il punto di partenza. Poi, come dicevo, non la toccheremo mai neanche questa funzione. Ok, con le varie versioni di React ci sono delle cose che leggermente vengono modificate da una versione all'altra. Quindi adesso dalla 18, cioè, ma hanno cambiato leggermente come funziona il meccanismo. Ma il concetto è sempre quello, no? Ho bisogno di questo id root che corrisponde a un elemento del DOM e su quello si dice monto la mia applicazione, come si montano i dischi nel sistema operativo, quindi aggancio. Per dirla in termine più colloquiale, la mia applicazione, tutta la mia applicazione. Ok, però questo appunto è solo un dettaglio, come vi dicevo, praticamente non lo vedremo neanche perché in realtà useremo, diciamo, una funzionalità di React che sostanzialmente crea un progetto template per noi e noi cominceremo a scrivere solamente la parte che riguarda la nostra applicazione. Tutte le applicazioni React sono fatte così, tutte partono in questa maniera. Noi è chiaro che ovviamente anziché l'Hello World andremo poi a metterci dentro altre cose, i nostri componenti della nostra applicazione. Ok, vi ho fatto notare prima che c'era scritto il codice HTML senza le virgolette. Com'è che questa cosa funziona? Funziona perché se noi usiamo tutto quello che è stato predisposto da React e tra poco proviamo in pratica, apro Visual Studio Code e creiamo il primo progetto React, ci vorrà il suo tempo, mi anticipo già, qualche minuto, insomma. Noi possiamo scrivere direttamente codice HTML, perché? Anche se siamo nel contesto JavaScript, cioè questo è codice JavaScript, non è che JavaScript supporta l'HTML così. A noi ci mettiamo le virgolette, diventa una stringa JavaScript, fine. Ma così come fa a funzionare? Beh, in tutto il pacchetto di React ci vengono forniti una serie di strumenti che convertiranno automaticamente questo codice HTML in codice JavaScript. Questa è la conversione che viene fatta internamente, che noi non vedremo mai praticamente, perché viene fatta internamente a questo progetto React che viene creato come facciamo tra poco, da un transcompilatore. In particolare si chiama Babel, quello che usano, ma non
noi interessa solo capire che da una rappresentazione come quella a sinistra, che è ciò a cui siamo abituati, perché voi avete provato a scrivere l'HTML, il CSS nel laboratorio precedente in questa maniera, no? Quindi a noi fa piacere scriverlo così perché è vero, un po' tecnico, non è come scrivere in linguaggio naturale, però aprire e chiudere un tag è una cosa abbastanza semplice. Invece, se noi dovessimo scrivere il codice che sta a destra, che è quello che effettivamente serve a React, sarebbe molto scomodo. Però, per fortuna, questa traduzione, questo mapping tra HTML e codice è automatizzabile, ed è stato automatizzato. Quindi, anziché andare a prendere l'elemento div del DOM, dire con un oggetto che c'è un attributo ID che ha un valore test e poi dentro voglio metterci un H1 null che non ha attributi con un test, eccetera, eccetera, scrivo nel mio HTML come sono abituato e ci sarà un traduttore automatico che mi farà la conversione, che io neanche vedrò, perché tra l'altro viene fatta direttamente in memoria, quindi non viene neanche scritta su disco. Ma non è un problema perché noi siamo perfettamente abituati a lavorare con questa sintassi. L'unica cosa viene chiamata sintassi JSX in ambito React, perché JSX, JS perché va tradotta in JavaScript e X, diciamo, mi sembra extended, adesso non so più se hanno messo cosa vuol dire la sigla, va bene. Comunque, diciamo, è una cosa creata appositamente per consentirci di scrivere in HTML. Ma al tempo stesso, se necessario, inserire anche contenuto JavaScript, in particolare il contenuto di alcune variabili. Un po' come facciamo nei template literal delle stringhe, apriamo la graffa e poi possiamo mettere una variabile o un'espressione JavaScript. Qui sarà la stessa cosa. Ok, bene. Abbiamo detto prima, con React abbiamo un'applicazione costituita da una serie di elementi che si chiamano componenti. Tutto sulla pagina è un componente, inclusi i singoli tag nativi, diciamo così, DOM, il div, il p e così via, come abbiamo visto prima, no? H1, p, eccetera, eccetera. Hanno il loro mapping, la loro mappatura su un elemento del virtual DOM di React. Ovviamente i tag più semplici sono mappati, diciamo, su tag semplici in questo Virtual DOM. Saranno quelli un po' più complicati che magari hanno qualche funzionalità in più, per esempio forma, eccetera. I componenti ovviamente possono essere annidati, così come annidiamo i tag HTML. Qual è il vantaggio di lavorare con componenti? È il vantaggio che raggruppiamo più tag HTML in un unico elemento che poi ha un certo comportamento definito da quello che scriveremo nella funzione che definisce il componente. Per esempio, se che so, in questo componente più esterno che racchiude tutti i post, ci sarà un for, un map, un qualcosa che creerà tutti i componenti figli che visualizzano il post. Per esempio, potremmo avere un componente, appunto, post blog con una proprietà, per farvi un esempio, in cui ci dice se il post è aperto o chiuso. Quindi abbiamo tre componenti, post, a cui viene passata una proprietà, aperto, chiuso, inclusi in un altro componente più esterno che è la lista dei post. Il componente più esterno della lista dei post si occuperà di andare a creare i componenti più interni e di passargli le proprietà corrette per la visualizzazione. Così siamo riusciti ad astrarre il diciamo, sistema che crea i vari pezzetti della nostra interfaccia, no? Sta ovviamente a noi decidere quali componenti creare, come crearli, con quale livello di dettaglio e così via. Di per sé posso anche fare un unico componente che mi crea tutto quanto. Farà, come vedremo, return div, che so, main, poi aside, e ci mette tutto quanto. Però è un po' come scrivere un'unica funzione per realizzare il vostro programma. Ci sono le funzioni, non ha tutto questo senso nel momento in cui il programma è complicato. Certo che se devo scrivere Hello World basta un componente, ma nel momento in cui voglio un'interfaccia complessa, sarà il caso di dividerla in componenti più gestibili, no? Che poi abbiamo anche detto prima che sono sostanzialmente funzioni JavaScript. Ok,
Quindi come si crea un componente in React è estremamente semplice. Una funzione, adesso qui in questo esempio non prende niente come parametro, però prenderà le props. Questo è un esempio estremamente semplice, quindi no, non ci sono props perché il contenuto non dipende da nulla, no? Quindi è fisso, per cui non c'è niente da discutere, no? Su cosa dipende. Questa è la maniera che vedremo noi in questo corso. Perché abbiamo messo questa cosa qui sulla destra che è quasi illeggibile? Perché in realtà, diciamo, React fino beh, no, credo le supporti ancora, però diciamo fino a qualche anno fa aveva due approcci differenti per creare i componenti. Uno, questo a sinistra che vediamo, la funzione pura, quindi con parametro le props e che ritorna sempre lo stesso valore se passo le stesse props, oppure l'implementazione tramite classe, che però ci richiede di conoscere come funzionano le classi in JavaScript, e poi abbiamo detto non sono classi ma sono oggetti, quindi c'è tutta una complicazione aggiuntiva, cioè c'è la parola chiave class che però di sotto crea un oggetto, quindi ci portiamo dietro una serie di complicazioni e che sta andando sempre più in disuso perché si è visto con l'uso da parte degli utilizzatori di React che questa sintassi con le funzioni pure è molto più semplice e quindi noi vedremo solo questa. Chi di voi avesse seguito 2 anni fa o anche un anno fa, che se l'avevamo già messa un po' da parte, e volesse scrivere cose con le classi, si può fare, non è sicuramente diciamo la strada che sta prendendo React. E questi framework evolvono, chissà dove siamo tra 10 anni, lo sapete, l'informatica evolve a una velocità non confrontabile con tante altri, come dire, altre tecnologie. E quindi io vi sconsiglio questo approccio che tra l'altro noi non vedremo quest'anno. Però chi appunto per qualche motivo avesse imparato 2 anni fa e deve ancora dare l'esame, così via, insomma, può anche arrivare con qualcosa di questo, perché chiaramente è ancora supportato, perché comunque c'è il problema di non c'è solo chi deve passare l'esame, ma chi ha scritto l'applicazione 2 anni fa e non è che ha voglia di mettersi lì, magari riscrive una grossa applicazione tutta con le funzioni. Le due cose possono coesistere, i componenti funzioni, i componenti scritti come classi possono anche coesistere nella stessa applicazione, quindi mano a mano si può anche, aggiornando l'applicazione, portarli da una parte all'altra, però noi vedremo solamente questo approccio che ha anche il vantaggio di essere molto più semplice e intuitivo. Ok, componenti, poi alla fine di questa spiegazione, appunto, arriviamo al First React Application e proviamo. Però ancora 2 parole sulla parte teorica, perché così poi capiamo che cosa stiamo facendo in questo esempietto iniziale. Ok, i componenti in un'applicazione web possono essere di due tipi. Questa è una divisione concettuale, perché dal punto di vista pratico React non fa differenza. Però dal punto di vista, diciamo, filosofico, di come pensiamo la nostra applicazione, i componenti li dividiamo in due tipi: quelli che ci servono solo a presentare contenuto, quindi non devono gestire uno stato. Io lo sta cioè io il contenuto glielo passo, sono le props, le proprietà. Vi dicevo prima il blog, ok? Il blog io gli dico il contenuto, cioè il testo che deve essere visualizzato, gli dico che lo voglio aperto e chiuso e basta. E quello mi visualizza il post del blog, ok? Quello è un componente di tipo presentazione, non ha uno stato da gestire, non c'è il problema di ci sono 10 post, lo cancello, faccio, eccetera, ok? Quindi non devono in generale gestire lo stato dell'applicazione, servono solo a visualizzare qualcosa. Possono essere componenti anche estremamente semplici, un bottone, una cosa di questo tipo, senza arrivare a una cosa che visualizza tante informazioni.
possono avere qualche piccolo stato interno, magari solo al fine di presentazione. Per esempio, il post potrebbe aprirsi e chiudersi, per dire. Quindi lo stato aperto-chiuso. Io prima vi ho fatto l'esempio con la prop. Comunque, la prossima settimana dedichiamo praticamente tutta la lezione a ragionare sullo stato, perché è un aspetto estremamente importante nell'applicazione web. Oltre ai componenti tipo presentazione, che saranno in generale la maggioranza, perché sono quelli che costituiscono la nostra interfaccia, ci saranno i componenti di tipo, diciamo così, container, in cui cerco di non mettere aspetti di presentazione, ma metto piuttosto aspetti di gestione dello stato dell'applicazione. Quindi gestiscono in generale lo stato di un gruppo di elementi figli, quindi di componenti figli. Per esempio, vi ho fatto l'esempio di prima, questo intorno alla lista dei post, ecco, questo componente potrebbe avere come stato la lista dei post, ok? Quindi da qualche parte devo mantenere lo stato dell'applicazione, uno stato della mia applicazione è la lista dei post, come nel laboratorio era la lista dei film, ok? Qualcuno me ne aggiunge uno, lo carico dal server, ce n'ho di nuovi e così via, ok? Quindi quello stato andrà gestito e allineato con la visualizzazione. Il componente si preoccuperà, diciamo, di creare una visualizzazione allineata con lo stato. Ok? Sempre a livello del virtual DOM, quindi sempre a livello del virtual DOM, poi a metterlo dentro il DOM vero, quindi nell'interfaccia che viene visualizzata, ci pensa React. Ok? Ma io nel componente di tipo container che gestisce lo stato mi preoccuperò di creare i componenti figli di questo componente che visualizzeranno i singoli post. Quindi se ce n'è uno in più verrà creato un nuovo post, se ce n'è uno in meno verrà creato uno in meno e poi React mi allinea l'interfaccia. Ok? In generale in questi componenti si fa anche l'interazione col cosiddetto backend, cioè il server, no? Adesso noi cominciamo nelle prime settimane, anche voi in laboratorio, a giocare senza server, perché è più semplice, no? Però poi nell'applicazione web finale, in un'applicazione reale, interagiamo con un server. Non carichiamo i dati da un qualcosa già predefinito nel JavaScript. Lo facciamo solo per fare le cose passo passo nel laboratorio. Infatti qualcuno di voi nello scorso laboratorio si è posto il problema: come faccio a caricare i fil dal DB? E i fili dal DB nel client non li carichi, perché se no, cioè, allora ti scrive un'applicazione interamente nel browser e non parla più con nessuno. Bisogna avere un server. Il concetto dell'applicazione web è che abbiamo due parti: la parte client che si occupa della visualizzazione e dell'interazione con l'utente, e la parte server che si occupa di gestire la persistenza dei dati. Per noi e per tutti gli altri, perché non è detto che siamo, anzi, in generale, non siamo gli unici utilizzatori. Ok? Bene. Quindi, da qualche parte bisognerà che qualcuno carichi i dati dal server e si farà in questi componenti con lo stato, perché i dati caricati finiranno nello stato dell'applicazione. Esempio, appunto, la lista dei film del laboratorio. Ok. Una volta che abbiamo una gerarchia di componenti, dobbiamo ragionare su come si muove il flusso di informazioni, un po' come una volta che abbiamo la gerarchia del DOM, dobbiamo ragionare su come si muovono le varie proprietà, per esempio, che so, il CSS, le proprietà del CSS, come scendono all'interno del DOM, andare a come dire, caratterizzare la presentazione di ogni singolo elemento. Qui stiamo però ragionando in termini di componenti, quindi di elementi che definiamo noi, e della loro interfaccia, cioè di che cosa prendono, di che cosa hanno bisogno per creare la loro visualizzazione. Ok? Tutti i componenti prendono un parametro che si chiama props, che è un oggetto che contiene una serie di proprietà, come dice la parola, che possono essere qualsiasi cosa, stringhe, oggetti, valori più complicati, appunto oggetti, numeri, eccetera, eccetera, che usano per realizzare la loro presentazione. Abbiamo intravisto prima, avremo le props e poi possiamo
per realizzare la presentazione, per esempio, potrebbero avere che sono una proprio che è il titolo e una proprio che è la descrizione. Qui sono fissi, ma noi potremmo metterci tranquillamente queste informazioni. E quindi noi dobbiamo sostanzialmente, quando creiamo una, pensiamo una nuova applicazione in stile React, ragionare in termini di componenti e ragionare soprattutto su che cosa ogni componente riceve in termini di proprietà, okay? Che saranno ciò che serve a realizzare la visualizzazione di quel componente. In più vedremo però poi la prossima settimana, quando parliamo di gestione dello stato, potremo ricevere anche dei valori particolari che sono dei riferimenti a delle funzioni, quindi delle callback, che ci consentiranno di accedere a diciamo, metodi degli elementi padre e che quindi ci hanno passato queste proprietà. Perché di default ogni componente è in grado di accedere solamente alle informazioni passate, quindi props. E lo stato, e vedremo poi come si gestisce lo stato. Perché? Perché abbiamo detto che vogliamo le funzioni pure per realizzare i componenti. Questo è un vincolo di React, ok? E per come React ha pensato di organizzare tutta la sua architettura. Se voi andate a prendere un altro framework, non è detto che funzioni in questa maniera, eh? Quindi cerchiamo sempre di distinguere cos'è React e cos'è diciamo il problema dell'applicazione web. Il problema dello stato è un problema generale delle applicazioni web. Dividere tutto in componenti, diciamo, è un problema delle applicazioni web perché è una questione di organizzazione, diciamo, del codice dell'applicazione web. React vuole che questi componenti siano realizzati sotto forma di funzioni pure, che prendono come parametri le props. E poi, se necessario, sono quei componenti che devono gestire lo stato, vedremo come gestire lo stato. Ok, quindi questa è solo una sottolineatura che capiremo poi la prossima volta. Ma in generale riceviamo dei valori, che sono quelli che ci servono a visualizzare il contenuto. Quindi, lo stato. Vabbè, lo stato, diciamo, è un qualcosa interno al componente. Okay? Per React deve stare dentro un componente e non può essere modificato in maniera diretta da nessun altro componente. E se vogliamo modificarlo anche internamente al componente stesso, dovremo usare dei metodi particolari perché React ha bisogno di sapere che stiamo modificando lo stato, perché questa azione scatena potenzialmente un aggiornamento dell'interfaccia, quindi del DOM. E poi bisognerà capire come gestire questo stato. Quindi, se noi abbiamo necessità di farlo modificare da altri componenti, perché per esempio che solo il click di cancellazione è avvenuto da un altro componente e così via, dovremo capire come andare a gestirlo. Però, diciamo, questo lo discuteremo nel dettaglio nella prossima settimana. Adesso vedremo poi nell'esempio un esempietto veramente semplice, ma giusto per farvi, diciamo, apprezzare il funzionamento di una prima applicazione React che non sia proprio del tutto banale. Lo stato sono dei valori che possiamo comunque passare ai componenti figli tramite le props. Non c'è nulla che fluisce verso l'alto perché la informazione nell'applicazione React fluisce sempre solo verso il basso, verso i componenti figli. Perché sono i parametri che passiamo alle funzioni che implementano i componenti. Il valore di ritorno di queste funzioni è che cosa deve essere visualizzato. Quindi lo recupera React, lo prende, lo mette nel Virtual DOM e decide se è il caso di aggiornare la visualizzazione. Quindi non c'è un valore di ritorno che torna indietro alla funzione sopra. Noi dal componente sopra non chiamiamo la funzione dei componenti interni. Lo fa tutto React. E quindi si prende anche il valore di ritorno, che è cosa viene visualizzato. Ok, quindi abbiamo questo flusso di dati unidirezionale, in cui c'è questo stato. Per esempio, pensate alla vostra applicazione laboratorio, c'è la lista dei film. Questo stato viene in qualche maniera gestito dai componenti per realizzare la lista dei film effettivamente con LI, non so, la tabella con le righe che avete deciso di utilizzare.
E a questo punto siamo fermi, nel senso che deve avvenire qualcosa per farci evolvere, in questo ciclo, un'azione da parte dell'utente, un click su un bottone o qualcosa, oppure arrivano, che so, in maniera sincrona dei dati da qualche parte. Ho chiesto delle informazioni al server, mi arrivano dei dati e così via. Allora, a fronte di azioni si aggiorna lo stato che a sua volta va a aggiornare la vista e siamo di nuovo fermi finché non succedono altre azioni. Ok, quindi questo è il ciclo di funzionamento dell'applicazione React, ma direi in generale dell'applicazione web. Una volta che ho aggiornato la vista coerentemente col mio stato dell'applicazione web, finché non succede niente, quella è la vista. Ok? L'utente fa qualcosa, carico dei dati dal server che attendevo. Oppure, che so, ci sono dei timer, dei timeout che mi aggiornano qualche elemento nell'interfaccia. Fondamentalmente questo è ciò che può succedere. Se lasciate lì una pagina web, questo è quello che succede. Ok, vabbè, corollari, lo stato lo vedremo poi la prossima settimana. È comunque gestito, è di proprietà di un singolo, un solo, one in inglese vuol dire un solo componente. E il fatto che sia dentro un componente vuol dire che lo stato è visibile solo dai componenti che stanno al di sotto di questo. E questo fa sì che poi nel decidere dove metteremo lo stato dovremo pensarci bene, perché vuol dire che gli altri componenti in giro per l'applicazione non avranno la possibilità né di modificarlo, ma neanche di accedere al suo valore, perché lo posso passare solo come props. Ogni tanto finirà che porteremo lo stato nel componente di livello più alto, perché se ne abbiamo bisogno in tutta l'applicazione, fondamentalmente lo porteremo lì perché così diventerà accessibile a tutta l'applicazione tramite le props. E noi vedremo, diciamo, questa questione dello stato in maniera approfondita, va bene, però diciamo non del tutto completa, perché nel momento in cui le applicazioni cresceranno veramente tanto di complessità, la questione di aggiornamento dello stato si fa, come dire, veramente seria, E quindi ci sono poi altre tecniche compatibili con React, ma anche con tutti gli altri framework di programmazione web, per andare a gestire un po' meglio questo stato, Perché questo stato, nel momento in cui diventa complicato, è chiaro che, diciamo, bisogna fare un po' di attenzione a come viene aggiornato. E quindi ci sono tutti quei meccanismi, come rappresentare lo stato, l'uso magari di un framework apposta per gestire lo stato, Redux o cose simili, diciamo, ci aiuta nella gestione di questo stato. Nel nostro corso, uno, non abbiamo tempo, mi dispiace, per fare queste cose, però questo, diciamo, non ci blocca nel realizzare comunque applicazioni di una certa, diciamo, complessità. L'unica cosa è che lo stato ce lo gestiremo a mano. Diciamo, per gli stati piccoli, quindi che non hanno troppa complessità, è più semplice gestirlo come faremo noi. Quando comincia a aumentare la complessità, una mano ci può venire in aiuto, da altri framework, che però di nuovo non abbiamo il tempo di vedere. Questo di nuovo è una cosa relativa a tutte le applicazioni web, non è solo un problema di React. Ok, quindi siamo arrivati, direi in tempo, così abbiamo il tempo di fare una mezz'oretta, la prima prova alla creazione della nostra applicazione React. Quindi andiamo nel nostro, anzi, scusate, ecco, ancora una slide, poi andiamo nel Visual Studio e lo facciamo. Cosa dobbiamo fare per far funzionare React? Bisogna importare la libreria React. Vogliamo poter scrivere JSX, cioè, vi ricordate, vogliamo poter scrivere l'HTML, in parole povere, non, dov'era? Ecco, la scritta a sinistra, non certo metterci a programmare in questa maniera così complicata, no? Per creare un H1 React.DOM.H1 null type, cioè questa cosa non si può vedere, non ci semplifica ma ci complica. Quindi noi abbiamo bisogno di React, di che funzioni il JSX, quindi di avere questa libreria che fa la traduzione,
E poi abbiamo bisogno di un server web, almeno un server web di prova. Perché dovremmo mettere tanti moduli JavaScript insieme. Vi siete già scontrati con questo problema nel laboratorio la scorsa settimana. Come carichiamo DayJS, cioè quello che ci gesti la libreria che ci gestisce le date? Per ora noi abbiamo detto, vabbè, apri il tag script, caricala, si può, e pensate anche per essere caricato così, va bene. Il sistema ben fatto per caricare, diciamo, codice da altre librerie è quello dei moduli. Che non abbiamo ancora visto, che penso lasceremo come lettura ad un certo punto. Noi adesso vedremo, è abbastanza semplice, non è che c'è tutta questa scienza, appunto. È una questione di caricare gli script con il tipo modulo, e così diciamo, gli spazi delle variabili rimangono isolati e vengono esportati, quindi resi visibili solo gli elementi che ci interessano. Quindi quello che avviene normalmente in un linguaggio normale con una libreria. Carichiamo una libreria, ci esporta dei simboli e noi interagiamo con questi simboli che di solito sono le funzioni da chiamare e non vediamo proprietà o altre cose. Per far funzionare i moduli, per un problema, diciamo, di cui non diremo in questo corso, temo, perché non abbiamo tempo, abbiamo bisogno di un server web, perché non si possono caricare da file. Quindi, neanche adesso. Che non abbiamo ancora server web. Poi avremo bisogno del server web per caricare effettivamente i dati e fare un'applicazione distribuita, no? Con pezzo client e pezzo server. Però anche adesso che non abbiamo effettivamente bisogno, perché tutti i dati li scriviamo in JavaScript, abbiamo comunque bisogno del server web. E quindi fondamentalmente dovremmo mettere a posto tutte queste cose. È chiaro che farla a mano è fuori discussione. Per fortuna chi ha fatto React ci mette a disposizione un meccanismo che ci crea un progetto React. Ok? Come quando eravamo in Node facevamo npm install, anzi npm init, creavamo il progetto Node e poi facevamo install e installavamo le varie librerie, e poi in Node facevamo require e le caricavamo. Qui ci sarà il meccanismo per farlo dentro il progetto React. Ok? Quindi noi fondamentalmente avendo l'npm installato, che è il gestore, diciamo, dei pacchetti, ma ce l'abbiamo già perché abbiamo installato Node, siamo in grado di creare un'applicazione web che usi React. React ci mette a disposizione questo script, create React app. Dobbiamo solo decidere il nome della nostra applicazione, cioè il nome della cartella, in parole povere, dove mettiamo il progetto, e poi ci viene creato lo scheletro di un'applicazione React di base funzionante, quindi con un unico componente che ha una cosina che è da visualizzare e così via. Proviamo, ok? NPX, come l'NPM, semplicemente scarica il modulo e lo esegue, ok? Quindi questo script è scritto in JavaScript, parole povere, eh? Ci mette un po' di tempo perché deve scaricarsi tutte le cose, eh? Quindi andiamo a provare. Io lavoro nel week 06, che è la solita cartella. Aiuto, mi si è inchiodato tutto. No. Speriamo di no, andiamo messi male. Ah, adesso si è sbloccato. Vediamo solo che la registrazione vada. Ok, quindi avete la solita cartella su GitHub. In realtà la cartella non contiene niente, questa mattina, perché solo che non posso creare una cartella vuota su React, quindi ho messo un read, su Git e ho messo un README. Ma noi adesso, dentro quella cartella, dov'è? Ecco. Quindi ho aperto questa cartella nel Visual Studio, apro il terminale, o posso farlo anche da un terminale esterno, non fa niente. No, facciamo così, ok. Sì. Quindi npx create react app e gli diamo un nome. Prova 1, sapete, abbiamo tanta fantasia. Vabbè. Ok, occhio, dovete avere ovviamente la connessione a internet perché scarica un sacco di pacchetti. Tra l'altro ci metterà il suo tempo. Io ieri l'ho già fatto per provare che tutto funzionasse. Quindi in realtà deve scaricare un po' meno perché certe cose se le salva, come dicevamo sulle slide,
Si salva i pacchetti scaricati in una cache locale, quindi al di fuori della cartella prova 1 che verrà creata, così che non deve sempre riscaricarsi tutto, perché comunque qui c'è scritto 270, ma in realtà era l'anno scorso. Quest'anno sono 350. Che dire, l'informatica va avanti così. Dovete comprare un nuovo computer, questo è il motivo. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi, ci sono comunque tante dipendenze. Vedete ancora lì? Ci sono tante dipendenze perché diciamo, noi diciamo, vabbè, mettiamo Babel che è questo traduttore, ma magari Babel ha, non so, 10 librerie da cui dipende, queste 10 librerie hanno altre 5 librerie da cui dipendono e così via, no? E quindi c'è tutta questa, diciamo, serie di dipendenze da risolvere, bisogna installare tutto. Ok? Ok, non ci ha messo neanche troppo, ma vi sottolineo perché l'ho fatto già ieri, quindi i pacchetti erano già scaricati. Poi stamattina mi sono connesso al cavo perché avevo paura che il segnale fosse un po' debole, e wifi, e quindi non funzionasse bene. Vi faccio vedere solo cosa c'è dentro in prova 1. Quindi c'è il nostro solito Node Modules, quindi è un progetto diciamo tipo Node, solo che lo gestiremo in maniera un pochino diversa. Ci sono il contenuto di due cartelle che sono l'applicazione di prova. Adesso andiamo a commentare questi file. Dentro il Node Modules c'è di tutto, c'è una lista infinita di roba, tutte queste dipendenze. Non ci interessa, non l'apriremo mai. Insomma, salvo problemi. Ok. Dunque, ecco, volevo farvi vedere. Lo faccio da terminale così impariamo ogni tanto a usare il terminale. Dai. Corso AV1 2022 GitHub Week. Ah no, AV1 Week 06. Prova 1. Sono 320 megabyte. Abbiate pazienza. C'è una domanda, sì. Il programma è bloccato da end. Non dovrebbe essere un problema, nel senso che non c'è bisogno di essere amministratori per installare questa cosa. Quindi, cioè, tutto quello che viene scaricato viene messo nella cartella del progetto in Node Modules, come succedeva quando installavamo delle librerie con Node. E poi c'è solo l'accesso a questa cache che però dovrebbe essere in una directory nascosta nello stesso utente. Quindi, per esempio, qui dentro è dentro .npm, no? C'è tutta questa roba, la cache e così via. Nell'intervallo magari diamo un'occhiata a cosa è successo. Comunque facciamo una cosa veramente semplice, non, nulla di così complicato, quindi abbiamo giusto voluto fare la cosa che fondamentalmente andrete a fare in laboratorio giovedì, ok? Giovedì, vabbè, poi dico. Giovedì fondamentalmente il primo laboratorio è creare l'applicazione React, fare npx create React app e crearvi la vostra prima applicazione React. Quindi venite col computer con 350 mega di spazio libero e creiamo l'applicazione. E poi, quindi non abbiamo fatto niente, non abbiamo scritto una riga di codice ancora. La lanciamo, quindi entriamo nella cartella e da terminale facciamo npm start. Quindi, qui dentro c'è solo la cartella prova 1, dobbiamo fare prova 1, qui dentro c'è tutto quello che vedete qui a sinistra, facciamo npm start, ok? Non è node qualcosa, qui non si esegue un file JavaScript. Npm start va sostanzialmente a prendere dai suoi file, in particolare mi sembra dal manifest, ci sarà scritto che cosa fare quando parte. No, forse non è nel manifest, è da qualche altra parte, non mi ricordo più dove sia. Comunque a noi non interessa. Ah, nel package JSON, ecco. No? Quindi da qualche parte c'è scritto cosa fare quando fa start, ok? Fondamentalmente start
ci lancia React Script Start, cioè fondamentalmente ci fa partire tutto l'ambiente di sviluppo. Ok? Diamo l'invio, attendiamo un istante. Ok? Allora, cosa è successo? Ho fatto partire un server web che nel frattempo mi ha anche aperto un URL, eh? Che è questo, localhost 2.3000, cioè in parole povere, qui sul terminale, i vari script di React hanno lanciato un server web, quale? Un server web locale implementato da React in JavaScript. Quindi tra le 300 megabyte di roba che abbiamo scaricato c'è anche un server web, okay? Che viene lanciato per servire contenuti su localhost 2.3000 che è la porta, anziché la 80 perché per l'80 ci vuole super utente, vabbè, insomma, comunque una porta libera 3000. Usando questo URL posso accederci, okay? E vedrò la mia applicazione web, ok? Lo script automaticamente mi chiama il sistema operativo e dice apri questo URL nel browser di default, che per me è Firefox e quindi si è aperto da solo. Ok? E questo è il contenuto della mia applicazione web. Questa è l'applicazione React di prova. Carina, ci ha messo l'animazione. Va bene. E poi il terminale io qui non lo tocco più. Ok? Il terminale sta eseguendo il server web, se non ho bisogno per qualche motivo di fermarlo, farlo ripartire e così via, non è più da toccare, ok? Io vado solo a gestire la mia applicazione, e vedremo cosa fare adesso qui dentro, Prima però andiamo a vedere che cosa ci ha creato. Quindi qui dentro c'è una funzione, il primo componente che si chiama sempre app, che è quello che React va a cercare, e che diciamo, è il componente che viene montato come root, quello che vedevamo prima, nel pezzo del body della pagina che contiene solo quello. Ok? Quindi questa è l'applicazione da cui si parte. Ok, quindi che cosa ci viene creato? Tutta questa roba qua. Praticamente ci sono due cartelle, public e src. La public fondamentalmente non la toccheremo. Ok, salvo più avanti qualcuno che vuole fare delle cose particolari, però insomma in generale non la toccheremo. Nella public c'è index.html che è l'HTML che viene servito dal server web quando facciamo accesso, localhost 3000. Ok? In questo index.html c'è scritto di caricare index.js. Dentro questo index.js c'è scritto di caricare app.js. Ok? Quindi questo è il meccanismo, noi fondamentalmente toccheremo solo app.js o altri file che creiamo noi in cui vogliamo mettere gli altri componenti. Come sempre, quando avete un'applicazione potete decidere di mettere tutto in un unico file, ma questo approccio funziona fino a che avete poco codice, no? Poche funzioni, e se no cominciate a dividere l'applicazione, a organizzarla un po' bene in vari file. Ok? Quindi noi sviluppiamo in src app.js. Il resto possiamo andarcelo a vedere, così per curiosità possiamo anche aprirlo. Facciamolo, va così. Ma è solo curiosità, eh. Quindi questo è l'HTML di base in cui, come vedete, nel body non c'è niente. C'è un id root, che sarà quello di cui viene fatto get element by id e viene messa dentro l'applicazione. Quindi il body di default è vuoto. Tutto è costruito da React tramite JavaScript. Ok? Quindi l'index.js c'è quel render che avevamo visto. C'è il componente app con la sintassi JSX montato sul document get element by id root. Questo non lo tocchiamo. Noi tocchiamo da app in poi. Ok? Perché tanto lì dentro possiamo mettere tutto quello che vogliamo. Il div root è tutta la pagina. Ok? Bene. Ok. Vi faccio vedere. Ecco che io ho installato questa iconina, corrisponde
ha un add-on che è questo, React Developer Tools, ok? Sono quelli di cui vi dicevo a inizio corso, a inizio, scusate, inizio lezione. E come si fa a accedere? In realtà me lo suggeriva qui, no? Ok, questa pagina sto usando il build di sviluppo di React. Va bene, attenzione, guarda che se la metti da qualche parte, non devi usare il build di sviluppo. Noi qui useremo solo il build di sviluppo perché noi vogliamo poterla debuggare, vedere, valutare e così via. Quindi non ci occuperemo di come si fa a metterla poi su un server. Però, diciamo, le cose sono semplici. Trovate un tutorial online, anziché si dovrà fare build da qualche parte con un comando, prendete la roba e la mettete su un server, ecco, niente di particolare. Però noi staremo sempre in questa condizione. Quindi aprire il tool di sviluppo nei componenti, ci sarà quello che ci serve. Quindi aprire il tool di sviluppo da qualche parte, accessibility application, ecco che spuntano, bisogna dargli sempre il suo tempo. Se non spunto direttamente, perché la finestra è più piccola, ci saranno, da qualche parte. Ok? Andate a cercare, c'è il componente app che ha le sue prop che sono vuote, va bene. Poi lo rivediamo quando abbiamo scritto un componente un po' più decente. Però questo strumento capisce che è un'applicazione React e vi fa vedere qualcosa, dei componenti. Va bene. Tempo corre. Ecco, bisogna solo fare un po' attenzione a questa questione dell'import. Qui l'import di per sé è abbastanza semplice, no? Nel codice JavaScript dovremo poi solo scrivere import qualcosa, ma io direi che lo vediamo negli esempi, qui sono proprio le quattro casistiche di cui avete necessità, date un nome a quello che importate, quindi tipo import DJS from DJS e tirate dentro la libreria DJS. Ma lo vediamo con degli esempi. È leggermente diverso da Node perché in Node facevate require aperta tonda, eccetera. Ci sono due modalità di fare gli import. Una è quella standard, moduli, dell'SSA, moduli JavaScript, che purtroppo però non è quella di Node perché prima che venisse fuori questa dell'ECMA, quindi dell'SSA, si usavano già e quindi Node si è inventato la sua modalità. Piano piano Node sta andando verso l'import-export come prevede l'SSA. Però bisogna anche che i moduli lo supportino, eccetera. Quindi per ora le due cose sono un po' distinte. Non è detto che lo stesso modulo si possa sia importare nel browser sia in Node. Bisogna un attimo valutare. In generale quello che useremo noi si può fare, ma noi Node oramai l'abbiamo abbandonato e lo lasciamo solo più per il server. Quindi a noi sul server servirà importare fondamentalmente l'SQLite 3 e beh, il DJS o qualche libreria per gestire appunto dei dati particolari, ma diciamo a parte la data, difficilmente c'è altro. Ecco, tiriamo fuori l'applicazione Hello World in React. Diciamo, vabbè, l'Hello World fondamentalmente l'abbiamo già vista prima, ma noi abbiamo quella function app che avete visto prima in app.js ed è lì che andiamo a toccare. Ok? Proviamo a fare qualcosa. Quindi io vi riduco il browser perché voglio farvi vedere anche che tutto il sistema, i 300 rotti megabyte che abbiamo scaricato, è vero che sono tanti, ma fanno anche tante cose. Quindi questa è l'applicazione. Io cancello tutto. Ok? Quindi ho preso i div. Return, niente. Salvo. Ok, intanto vedete che a sinistra questo è il browser, si aggiorna automaticamente. Quindi c'è anche questo strumento, diciamo, nei vari 300 megabyte si fanno tante cose. Allora, mettiamoci qualcosa perché se altrimenti Hello World. Ok. Salvo. Ok, mi è spuntato l'Hello World. Quindi questo è il primo semplicissimo componente che scriviamo in React. Che cosa fa un componente? Ritorna testualmente
ciò che deve essere visualizzato. Come glielo diciamo? Con la sintassi JSX, cioè con i tag di quello che vogliamo visualizzare. Ok? Ovviamente questo è appunto l'Hello World banalissimo. Seguiamo le slide, quindi facciamoci almeno un componentino semplice, un bottoncino, perché se no veramente l'Hello World, insomma, è una cosa estremamente banale. Questo codice dovreste riuscire a fare copia e incolla direttamente, quindi copy, dov'è? Quindi io vado proprio a sostituirlo. Finché non fate salva non succede niente, bisogna salvare così React si accorge che il file è stato modificato e vi ricarica la pagina dal browser. Come fa a ricaricare la pagina dal browser? Di nuovo nei 300 rotti megabyte che ha scaricato, il JavaScript che carica in modalità sviluppo parla col server e in qualche maniera si accorge, cioè gli dice che il server gli dice guarda ricarica l'applicazione perché ho cambiato qualcosa. Però questo è tutto interno, a noi non interessa. Quindi io salvo l'esempio delle slide. Ok? Ecco che è venuto fuori il risultato di quello che vediamo sulle slide. Quindi abbiamo app. Il componente app deve esserci sempre. Si chiama app. Beh, sì. Diciamo l'export di default, va bene. Questa riga la dobbiamo lasciare perché esporta app verso React. React andrà a cercare l'app che monta sotto la root, quindi id uguale root. E poi in React, cioè in app, che è il componente da cui parte tutto, ritorniamo quello che vogliamo. Io prima ho ritornato del testo, ma qui possiamo mettere altro codice HTML, quindi per esempio un componente che abbiamo creato noi qui sopra. Come si crea un componente? Con una funzione. Definiamo una funzione che prenda un unico parametro che si chiama props e poi scriviamo del codice che ritorni del JSX, quindi del codice HTML. Possiamo ovviamente mettere tutto quello che vogliamo perché è JavaScript, quindi se dobbiamo fare un if, un for e così via, dobbiamo ritornare più elementi, eccetera, possiamo farlo. Ci saranno dei vincoli, li vediamo poi nella seconda parte della mattina. Cominciamo con i componenti proprio semplici, semplici. Quindi se qui props lang uguale it, allora, return button ciao, ci scriviamo dentro, altrimenti, assumendo che sia inglese, ci scriviamo hello, ok? Quindi io qui ho messo it, vedete che gli attributi del componente vengono, arrivano come proprietà del componente che è stato richiamato, ok? Però io qui non ho chiamato la funzione, la funzione la chiama React, è React che si incarica di chiamare function button quando rileva che le props sono state modificate. Pensate ad un esempio complicato, questo è banale, no? Quindi si vede subito quando tocco qualcosa. Però in un esempio complicato è React che tiene traccia dei valori delle proprietà e degli stati. Quando qualcosa cambia va a richiamare le funzioni, quindi a ricreare nel virtual DOM solo ciò di cui c'è bisogno e poi a portarlo nella visualizzazione. Adesso facciamo n. Quindi vado a cambiare il valore dell'attributo. Questo è un semplice componente che apprende un'unica proprietà, che è la lingua, e sulla base della proprietà decide di scrivermi ciao oppure hello. Adesso salvo e notate cosa succede qui a sinistra. Mi ha salvato e è venuto fuori hello. Ok? Ovviamente qui in questo momento React ha ricaricato l'intera applicazione. Quindi ci vuole poco, no? Ha cambiato, ha ricaricato l'applicazione e è ripartito da zero, no? E dopo, beh, finiamo, vediamo un attimo cosa c'è nelle slide. No, arriviamo all'esempio. Ok, sì. Cosa c'è? Ci stiamo dentro, dai, facciamo questi due o tre esempietti. Sono semplici. Nel momento in cui vorremmo interagire con l'utente, quindi un bottone, fargli fare il click, eccetera, vediamo
Solo vediamo, prendiamo il codice così com'è, ci pensiamo dopo, cosa vuol dire, anzi la prossima volta. Vedremo che React, senza ricaricare l'applicazione, che è l'idea della single page application, aggiornerà la visualizzazione. Ok? Allora, prima cosa, un attimo di pratica, vogliamo separare il contenuto in due file? Perché non so, non voglio dire che è il caso di creare un bottone per ogni componente. Cioè, scusate, un componente. No, mi sono incartato, scusate. Un file per ogni componente. Quindi prendere il bottone e metterlo in un file. E se abbiamo un altro componente, metterlo in un altro file. Vedete un po' voi, no? Se le funzioni sono piccoline, logicamente stanno assieme. Perché magari, non so, una è il bottone di cancellazione, l'altro è il bottone di editing e così via. Potete anche mettere tutto nello stesso file. Però questa è una questione di organizzazione del codice. Quindi creiamo un nuovo file, button, così proviamo a importare qualcosa. JS, che è vuoto, io scrivo così, quindi function button, la stessa cosa che ho scritto di là. Export default button, devo esportarlo perché dall'altra parte farò import, quindi questo sparisce, farò import, si deve fare così, button, questo button. Questo è il nome che voglio dargli, from, e devo sempre mettere per i miei file che faccio io, punto barra, ok? Per le librerie no, per i miei punto barra. Comunque su queste cose appunto ci torniamo poi con un qualcosa di... sarà breve, però appunto una lettura o qualcosa di simile. Ho salvato, vado a vedere cosa è successo. E funziona, no? Se io metto IT, salvo, funziona. Quindi ho spostato il componente fuori. Devo ricordarmi di importarlo, se non lo importo, cosa succede? Succede che verrà fuori un errore, che tra l'altro per comodità, sempre il sistema di sviluppo di React mi replica nel browser, così lo leggo più facilmente, ma è solo una comodità, eh? Cosa dice? Guarda, button non è mai stato definito, ovviamente, no? Cioè, è come se aveste chiamato una funzione non definita. Ok, quindi salviamo e ritorniamo a prima. Ecco, facciamo così, vi faccio... no, il commit lo facciamo alla fine, con la cosa più intera. Quindi, qui abbiamo semplicemente separato il file e mettiamo lo stato dinamico, che... Qui cominciate ad apprezzare quello che cominceremo a fare con React. Avete le slide, sto andando un po' rapidamente così poi facciamo la pausa. Ma diciamo, noi adesso non ci preoccupiamo di come funziona, nel senso seguite quello che vi dico e basta. Qui abbiamo una funzione button con le proprietà. La proprietà viene usata per inizializzare uno stato, quindi un componente che questa volta mantiene uno stato all'interno che si chiama button lang, cioè il linguaggio, lo chiamo una variabile, gli ho dato io un nome. Se it visualizzo ciao, se è sì, se it visualizzo ciao, no, if it ciao, altrimenti hello. Cosa c'è in più? C'è un event handler che noi scriveremo in questa maniera, con un click passiamo una callback che va a chiamarci una funzione che imposta lo stato e ce l'imposterà a end piuttosto che it a seconda dello stato in cui siamo. Se siamo in italiano metterà end per passare in inglese e viceversa, ok? Ovviamente non è che noi abbiamo tutti gli elementi per capire questa cosa in questo momento. Questo è solo un esempio per vedere una cosa carina, che non sia proprio solo l'hello world. Salvo. Okay, la visualizzazione è la stessa, però questa volta c'è lo stato. Se io premo, ok, cambia il contenuto. Questo è React, c'è tutto quel giro che vi dicevo stamattina. C'è il Virtual DOM, c'è lo stato, React si accorge che cambia lo stato, renderizza di nuovo il button, quindi chiama la funzione button, viene fuori la scritta, dunque c'è ciao, viene fuori hello. Si accorge che è cambiato, va a cambiarmi il DOM reale e alla fine compare nel browser. C'è tutto questo giro, ok? Mi raccomando,
Qui questa volta non viene più ricaricata l'applicazione, non sto più cambiando il codice, qui è l'utente che interagisce, sta cambiando lo stato dell'applicazione e lo vedete anche qui nel components. Purtroppo questa parte non si può ingrandire, mi spiace, ho provato, però c'è un'app con dentro un button. Il button ha uno stato, si vede un po' piccolo, mi spiace, c'è scritto IT, io ve lo leggo, questa è la proprietà che rimarrà sempre fissa, ma lo stato IT, se io premo, questo diventa N, se premo di nuovo, questo diventa IT. Questo è lo stato che viene mantenuto nel componente, che avete la possibilità di ispezionare con questo strumento di sviluppo, ok? Perché debuggarlo sarebbe un po' complicato, no? Perché ci sono tutte le librerie React di mezzo. Certo, potete mettere il breakpoint e tutto quello che volete, però diciamo, andare a recuperare lo stato è molto più difficile. Qui vedete invece solo ciò che vi interessa. Ultimissimo esempio, poi facciamo pausa. Perché diciamo ci viene comodo usare Bootstrap, no? Quindi come facciamo a importare la libreria Bootstrap che abbiamo provato a usare negli scorsi laboratori? Beh, per fortuna è semplice, nel senso che dobbiamo installare il pacchetto. Per fortuna esiste il pacchetto, quindi faremo npm install Bootstrap, e in più esiste la versione di Bootstrap per React. Che cosa fa? Tutto ciò che voi avete usato come classi nel laboratorio dell'HTML, quindi avete usato la classe, penso, button, no? BTN mi sembra si chiamasse in Bootstrap. React Bootstrap ve la fornisce sotto forma di componente, no? Quindi già pronta ad essere integrata in React. Ok? Quindi non dovete più scrivervi voi il vostro minore button class uguale btn, eccetera, eccetera, è già un componente. Molte di queste cose che si prestano ad essere componenti diventano i componenti in React Bootstrap. Quindi facciamo l'esempio, quindi prendiamo questo, facciamo proprio il copia e incolla. All'inizio non funzionerà, perché bisogna prima installare tutto, però dunque mi sembra, vediamo solo. Tutto il resto mi sa che possiamo buttarlo via. Ok, quindi export default app c'è. Adesso io salvo, non funziona perché manca Bootstrap, e poi manca il my button. L'ho fatto, sì, my button c'è, dovrò solo sistemarlo. Allora, install Bootstrap, come faccio? Terminale, non c'è altra via. Ctrl C, fermo il server. C'era l'npm start che girava, che faceva girare il server web. Lo fermo un attimo, faccio le mie installazioni. Npm install bootstrap. Ah, oh, dai, che ho sbagliato. Vabbè, non c'è la logo accettata. Ok, come c'è scritto sulle slide, non sto inventando niente. Bootstrap e poi React Bootstrap. In realtà, vabbè, viceversa, fa lo stesso, insomma. L'importante è che ne installate tutte e due. Quindi React Bootstrap. Perché React Bootstrap si appoggia su Bootstrap per quello che va installato. Ok? React Bootstrap ci crea i componenti. Ok? Bene, questi sono più rapidi, come avete visto. Ho lo start di nuovo. Riparte l'applicazione. Adesso non mi sembra che ci sia ancora il bottone, mi sa di no. Ecco, notate ogni volta vi viene aperta una nuova tab del browser, quindi la vecchia non serve più. Ok, la chiudiamo. Perché ci mette un po' di tempo? Cosa sta facendo? Non è il mio computer che è lento, ci metterà tempo anche sul vostro. Sì, non è veloce, però. Cosa sta facendo? React sta prendendo tutti i file, se li sta passando, si sta analizzando JSX, prende Babel, si fa la traduzione, si crea tutto il JavaScript, si mette tutti i polyfill, tutto il necessario per farlo funzionare su tutti i browser, lo fa tutto nella sua memoria, se lo tiene nella memoria del server web e alla fine ce lo serve. Questo è il motivo per cui all'avvio ci mette un po' di tempo, ok? Però poi una volta che è partito è veloce. Perché è l'applicazione che è lanciata.
Questa cosa succede solo in sviluppo, nel momento in cui avete l'applicazione finalizzata, fate il build, queste operazioni vengono fatte una volta per tutte e l'applicazione poi vera, quando arriva l'utente vero, è pronta per essere eseguita. Ok, non c'è ancora il bootstrap perché? Perché noi abbiamo messo il bootstrap per fare il container, row, call, eccetera, per mettere il container, ma non abbiamo messo nel bottone. Nel bottone dobbiamo ancora metterlo, infatti. Fondamentalmente dovevamo mettere il button del React Bootstrap. Ok? Quindi, qual è la differenza rispetto a prima? La differenza è che qui abbiamo scritto noi function button. Ok? Adesso io ci metto function my button. Non la posso chiamare button perché ho deciso di importarlo come button perché Bootstrap me l'ha chiamato button. Ok? Posso rinominarlo, ma creo solo pasticci se comincio a rinominare le cose, no? Quindi il mio è il my button e usa button che è importato da React Bootstrap, quindi quello pronto come componente fatto da React Bootstrap, ok? E tutto il resto del codice è uguale, non ho cambiato niente. Ve lo guardate poi sulla slide, ve lo guardate con calma, salvo solo l'aspetto è cambiato, eh? L'aspetto è cambiato, è il classico bottone di Bootstrap. Poi se volete ci mettete il class, che si chiamerà class name, dopo lo diciamo, e ci mettete button primary, secondary, eccetera, ci cambiate il colore, fate tutto quello che volete. Questo è il bottone di Bootstrap, ok? Ancora qui, ecco, andiamo a cercare il nostro analizzatore di componenti di React, vedete che c'è app, stavolta c'è container, row, call, my button e button, ok? Quindi nel my button c'è il mio stato, ok? Quindi questa è la prima applicazione React che abbiamo realizzato, un bottone, per non fare proprio l'hello world, che ha uno stato. La prossima settimana parliamo di stato, nella seconda parte della mattina parliamo invece delle proprietà, come gestire diciamo gli attributi e così via, insomma una cosa un po' più introduttiva. Ultima cosa prima che scappiate tutti, il laboratorio. Giovedì inizia il primo Big Lab, l'ho già detto a qualcuno, ma lo dico qui, e verranno pubblicate a brevissimo delle istruzioni su come funzionano i Big Lab. Comunque, c'è il primo Big Lab di 4. Scusate, no, il primo lab del primo Big Lab, sono quattro lab nel primo Big Lab e quattro lab nel secondo Big Lab, che sono un progetto unico. Quindi vi verrà chiesto di cominciare a creare un'applicazione React, come abbiamo fatto stamattina adesso, e così via, e andrete avanti, lavorando per gruppi. In realtà a noi non interessa tanto come lavorate, l'importante è che ci fate la consegna come gruppo. Ok? La consegna sarà da fare dopo il quarto laboratorio, quindi dopo Pasqua. Quindi non preoccupatevi se questa settimana avete un problema, la prossima avete un problema, eccetera. L'unica cosa è che non pubblicheremo le soluzioni questa volta dopo ogni lab, perché se no c'è niente da consegnare. Però pubblicheremo la soluzione del primo Big Lab. Così che chi avesse avuto dei problemi dopo il primo Big Lab può partire da quelle soluzioni e farsi la seconda parte per fare il secondo Big Lab. Nel primo Big Lab ci saranno da fare delle cose relativamente semplici, no? Primo creare l'applicazione, secondo mettere insieme un po' di componenti e credo sì, mettere un po' di interazione con l'utente come il click e più o meno sarà finito. Non ci sarà da interagire col server web. Nella seconda parte agganceremo il server web, faremo un minimo di autenticazione, credo, qualcosa di simile. Quindi parte il Big Lab, che significa che dovreste avere i gruppi tutti a posto. Io adesso, domani, credo, pubblico la lista dei gruppi definitiva, così controllate che sia tutto a posto. Lavorate tra di voi come volete, un po' in presenza, un po' a casa, venite, insomma, fate come ritenete. L'importante è che a un certo punto consegnate quello che volete far valutare come Big Lab 1 per il vostro gruppo. Quindi ci sarà uno di voi per gruppo che fa la consegna, ok? Probabilmente avendo consultato gli altri. Ci saranno tutte le istruzioni su come agganciarsi al Git per fare la consegna e così via.
che tra l'altro sarà lo stesso meccanismo, solo non a gruppi, valido anche per l'esame. Così abbiamo l'opportunità di fare pratica anche col sistema. In laboratorio, se ci sono problemi e così via, ovviamente vi possiamo aiutare a mettere su tutto il sistema. Ok? Benissimo, direi che facciamo pausa e dopo appunto cominciamo a vedere alcuni aspetti peculiari di React per i componenti. Ok. Ok.